La sostenibilità e l'innovazione nelle aziende nella prospettiva di un futuro migliore per la collettività. Questi i temi principali del Forum Finanza Pescara, un incontro tra professionisti, imprenditori e accademici giunto alla seconda edizione. Forum Finanza Pescara nasce con l'obiettivo di creare un momento di confronto fra imprese, istituzioni e consulenti d'impresa per affrontare quegli argomenti professionali di rilievo per dare ai nostri imprenditori uno spunto in più. Siamo in un periodo in cui sentiamo sempre più parlare di sostenibilità d'azienda, un argomento che ormai non può prescindere da un corretto sviluppo del business. Forum Finanza nasce proprio con questo obiettivo, radunare gli imprenditori della nostra regione e confrontarsi su queste tematiche. Abbiamo partecipato volentieri al Forum Finanza Pescara, che abbiamo accolto con grande entusiasmo perché rappresenta finalmente una manifestazione di interesse nei confronti della sostenibilità e dell'innovazione delle imprese del territorio abruzzese. Siamo qui per parlare di quelli che sono anche i dati qualitativi, oltre quelli numerici che normalmente si conoscono di tutte le imprese, per dare anche un'idea degli impatti che le attività produttive hanno sia in campo sociale che ambientale. La sostenibilità per la nostra azienda e per tutte le aziende è ormai una strada obbligata, non è un'opzione. Nessuna azienda potrà più stare sul mercato se non è ecosostenibile. Lo chiedono i consumatori, che richiedono prodotti di qualità, ma soprattutto prodotti che abbiano un impatto sull'ambiente sempre in diminuzione e con una produzione di rifiuti idealmente nulla. Noi ci crediamo moltissimo, adottiamo un approccio scientifico che è quello dell'analisi dell'intero ciclo di vita e agiamo su tutto il nostro business, soprattutto poi cerchiamo, laddove non ci sono soluzioni, di inventarle e di provare a lanciare il cuore oltre l'ostacolo con delle linee di prodotti che veramente riescano quasi ad annullare totalmente il loro impatto, risparmiando plastica, risparmiando acqua, per preservare il mondo per le nostre future generazioni.